Un parallelogramma ha due lati consecutivi che misurano rispettivamente 50 e 35. Calcola l'altezza relativa al lato maggiore sapendo che il perimetro e l'area di un parallelogramma simile sono rispettivamente 136 e 384. Quindi, intanto andiamo a creare il nostro parallelogramma per avere una figura di riferimento. E sappiamo che i lati consecutivi misurano rispettivamente 50 e 35. Quindi vuol dire che questo sarà 50, per esempio, e questo sarà 35. Calcola l'altezza relativa al lato maggiore. Quindi la nostra incognita sarà esattamente questa qui, questa altezza qua, H. Che cosa sappiamo? Sappiamo che il perimetro e l'area di un parallelogramma simile sono rispettivamente 136 e 384. Quindi noi come riferimento abbiamo che il perimetro è uguale a 136 e che l'area è uguale a 384. Quindi vediamo come sfruttare adesso le informazioni a nostra disposizione. Diciamo, le figure sono identiche, ma le misure sono diverse. Quindi praticamente questi dati che noi abbiamo appena scritto si riferiscono ad un altro parallelogramma, che sarà in generale diverso, ma simile a quello precedente. Beh, anche nel parallelogramma, come nel rettangolo, se io conosco il perimetro che è 136, beh, questo lo posso esprimere in termini dei lati. Se io chiamo questo lato A e questo lato B, allora il perimetro come sarà? Sarà 2A più B. Ora, quali altre informazioni possiamo ricavare? Possiamo concentrarci sull'area. Perché? Supponendo di chiamare quest'altra sempre H, che cosa succede? Che, come posso scrivere l'area? L'area sarà base per altezza. E perché? Perché di fatti, come mai funziona la stessa formula del rettangolo? Infatti questo pezzettino qua lo posso prendere e spostare da questa parte andando a creare un rettangolo. A questo punto quindi che cosa so? So che l'area è uguale a base per altezza e quindi vado a scrivermi questi dati. Del primo parallelogramma io conosco le misure dei lati, quindi posso andare a ricavarmi il perimetro. Quindi da questa parte il perimetro sarà due volte A più B, A più B che si riferiscono a questa figura, e sarà due volte 35 più 50. Ora 35 più 50 fa 85, 85 per 2 fa 170. Quindi vediamo già che questo perimetro è 170 e l'altro è 136. E l'unica cosa che sappiamo è che tra i due perimetri c'è un rapporto di similitudine. Noi dobbiamo capire adesso quant'è questa costante di proporzionalità, di similitudine che c'è tra i due. Dunque, siccome i parallelogrammi sono simili, anche il perimetro si potrà aumentare in maniera proporzionale. E di conseguenza, siccome conosciamo un perimetro e siccome conosciamo l'altro perimetro, andando a fare il rapporto tra i due, quindi prendiamo il primo e andiamo a dividere per il secondo, otteniamo dunque
170 fratto 136. Ora qui dobbiamo semplificare. Quindi, cioè noi abbiamo 170 e abbiamo anche 136. Allora, il primo come lo possiamo decomporre? In maniera molto semplice, come un 17 per 2 per 5. A questo punto ho ottenuto 17 e quindi la decomposizione è fatta. Ho scoperto che 136 è uguale a 2 alla terza per 17. Quindi qui poi devo andare a mettere tutte queste informazioni. Ossia, sopra ho un 17 per 2 per 5, sotto ho un 2 alla terza per 17. A questo punto si semplifica un po' di roba e il risultato finale è un 5 quarti. Quindi ho scoperto che il rapporto tra i due perimetri è 5 quarti. Questa costante adesso mi servirà tantissimo per calcolarmi le varie misure. Perché? Perché di fatti so che anche il rapporto tra le h sarà identico a quella costante, ossia so che 5 quarti è uguale ad h fratto h primo. Ma adesso devo sfruttare altre informazioni. So che h' è uguale a a' fratto b'. Quindi al posto di h' metto a' fratto b'. Questa qui ancora come si può scrivere? Si può scrivere come h per... Devo ribaltare B' fratto A'. Io lo conosco e so che è 384. Quindi ci sono quasi, perché adesso se vado a guardare questo e questo, beh, posso andare a ribaltarmi questa frazione dall'altra parte, quindi scoprire che H è uguale a i 5 quarti di 384 fratto B'. Quindi l'unica cosa che mi manca adesso è questo B'. Ma io che cosa so su B'? Su B' so che è B fratto B', anche questo è uguale a 5 quarti. Ecco, a me serve B', quindi vado a ribaltare le frazioni e scopro che B' fratto B è uguale a 4 quinti. Porto B dall'altra parte e scopro che B' è uguale a 4 quinti di B e adesso sono pronto, perché posso andare a sostituire il tutto. Quindi il tutto sarà uguale a 5 quarti per 384. Qui ci devo mettere la frazione ribaltata. Da notare che io B lo conosco, B è 50 per me. Potrei semplificare. Qui ci metto quindi B' e 40. Il 40 con il 5. Quindi qui rimane 1 e qui rimane 8. E adesso devo fare le varie semplificazioni con questo 384. Sopra devo mettere 2 alla settima per 3 e sotto devo mettere un 4 per 8, quindi un 2 alla quinta. Vado a semplificare adesso 2 alla quinta con 2 alla settima, quindi qui mi rimane 4 e 3 per 4, 12. E infatti 12 è il risultato del nostro esercizio. Qual è la morale di tutto questo esercizio? Che bisogna lavorare con le similitudini e i rapporti tra le varie misure.
facendo un riepilogo, siamo partiti dal fatto che ci serviva ricavarci da prima il perimetro, che era l'unica cosa che potevamo calcolarci. Una volta fatto il rapporto tra i perimetri, riuscivo a ricavarmi la costante di similitudine che mi serviva per poi andare a ricavare H. H che ho ricavato andando a fare varie formule inverse che mi hanno portato poi ad esplicitarla. Ok.